Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Oggi lo spazio dedicato all'editoriale sarà curato da Delia Milzani. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Il prossimo 12 giugno saremo chiamati alle urne. Ogni cittadino avente diritto è chiamato ad esprimere il proprio voto. Al termine del notiziario potrete seguire il Consiglio Comunale di martedì 24, con le riprese di Luigi Cè. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Buongiorno a tutti e buona domenica. Per comunicare occorre ascoltare, meglio ancora ascoltare con l'orecchio del cuore. Si intitola infatti così il messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra oggi, solennità dell'Ascensione. Il primo ascolto da riscoprire, quando si cerca una comunicazione vera, sottolinea il Papa, è l'ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, quelle inscritte nell'intimo di ogni persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato, il desiderio di essere in relazione con gli altri e con l'altro, Gesù Cristo. Non siamo fatti per vivere come atomi, ma insieme. L'ascolto, scrive il Papa, interpella chiunque sia chiamato ad essere educatore o formatore, o svolga comunque un ruolo di comunicatore. Dal genitore all'insegnante, dal comunicatore all'operatore pastorale o il politico. L'ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l'altro, sottolinea Papa Francesco. Il rischio è grave. Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell'arte di comunicare, il cui centro non è una teoria o una tecnica, ma la capacità del cuore che rende possibile la prossimità. Ascoltare con l'orecchio del cuore significa accogliere, entrare in sintonia con l'altro e decentrare se stessi, superando l'ascolto egocentrico che si è accentuato ancor più nel periodo del lockdown e vincendo gli interessi personali che portano guerre, come quelle che stiamo vivendo purtroppo in questo tempo. L'invito ad ascoltare con l'orecchio del cuore si traduce nell'essenzialità dei tratti dell'opera di Walter Capriotti, artista contemporaneo che firma il manifesto della 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'immagine, spiega Capriotti, rappresenta un sole a forma di fiore che irrompe nel muro dell'indifferenza umana. Un raggio di sole che si trasforma in un'onda di speranza per tutti gli uomini e le donne che vogliono ascoltare ed essere ascoltati e che gridano all'orecchio del mondo trasportato da palloncini guidati dal vento. Perché, aggiunge l'artista, la forza è nel nostro cuore, basta ascoltarlo. Il manifesto di quest'anno fa emergere il lato sensibile che deve accompagnare ogni ascolto. C'è una leggerezza di fondo che viene espressa dal tratto gentile del disegno e dalla scelta di colorare solo i cuori, non a caso interpretati come dei palloncini. È un richiamo all'infanzia di ogni persona. L'ascolto infatti accompagna e aiuta a crescere. Il rosso, colore caldo, rompe il muro dell'indifferenza che gela i rapporti umani e impedisce la conoscenza. Ecco allora. L'augurio che questa giornata mondiale possa aiutare i giornalisti e gli operatori della comunicazione e tutti noi a riscoprire il valore assoluto dell'ascolto, perché, come ricorda Papa Francesco nel messaggio, non si comunica se non si è prima ascoltato con l'orecchio del cuore. Vi lascio ora l'intervista di Don Walter Insero, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, e a tutti auguro buona domenica. Ci accingiamo a celebrare la 56esima giornata mondiale per le comunicazioni sociali. Il Papa ci ha inviato un messaggio invitandoci ad ascoltare con il cuore. Tutti i comunicatori, i giornalisti, siamo impegnati ad accogliere questo invito e a fare della comunicazione un luogo di ascolto per poter avere una comunicazione sempre più libera e autentica.
Don Walter, questi richiami del Papa secondo te hanno breccia oppure si è distratti? Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, forse magari concentrano l'attenzione maggiormente? Ma i messaggi del Papa sono sempre molto incisivi, non sono messaggi di circostanza, quindi parla ai comunicatori, l'anno scorso ci ricordava di andare a consumare le suole delle scarpe, quindi con delle immagini alle quali lui ci ha abituato, che sono evocative, che esprimono e rendono l'idea che non si può fare giornalismo stando chiusi nelle redazioni o al telefono. Quest'anno ci dice di ascoltare con il cuore, quindi ci invita e ci provoca a mettere il cuore nella comunicazione e soprattutto a raccogliere storie, testimonianze per farne un racconto che arrivi agli altri. E questa è una missione importante che noi comunicatori abbiamo verso il mondo, non solo verso la Chiesa. Quindi l'invito pratico per i comunicatori qual è? È quello di mettersi in ascolto dell'altro. Per fare questo è necessario creare l'incontro, quindi andare verso l'altro, non aver paura di far emergere anche delle criticità, di far venire alla luce anche le cose che non vanno, perché chi comunica e lo fa con senso di libertà ovviamente dà voce anche a chi non ha voce e mostra anche tante cose che a volte vengono sopite o vengono in qualche modo, non dico nascoste, ma tenute da parte. Quindi l'invito è sicuramente a fare posto all'altro. Il Papa dice spesso che ascoltare significa fare spazio all'altro, quindi ascoltare la sua voce significa farlo esistere e far sì che possa realmente essere ascoltato. Senti, c'è un esempio nel campo editoriale che ti ha particolarmente colpito in questo periodo e che si lega appunto a quello che stiamo dicendo? Ma ho visto un grande interesse per l'incontro mondiale delle famiglie che avrà luogo a Roma e che stiamo preparando. Con l'aiuto di giornalisti, di comunicatori sul territorio abbiamo individuato tante storie, storie che magari noi avremmo forse non conosciuto, persone che non avremmo incontrato, che fanno delle cose straordinarie nei quartieri di Roma, oppure non so, penso a una casa famiglia, un'accoglienza diurna per persone rifugiate che vengono, che magari non avevamo mai raccontato. Quindi vedere che i giornalisti, i comunicatori, come ha detto anche il Cardinale Vicario nell'incontro che abbiamo fatto con i giornalisti e comunicatori proprio in preparazione di questa giornata, sono un po' le antenne sul territorio, le sentinelle che vedono quello che sta per avvenire e aiutano noi, comunità ecclesiale, a scoprire quelle storie critiche che magari non avremmo conosciuto. Tutto questo è sinodalità, camminare insieme. Esatto, è sinodalità, sapendo che la prima fase della sinodalità, quindi di un cammino sinodale, è l'ascolto. Quindi tutto ovviamente nella mente del Papa, nel suo insegnamento, è molto coerente, perché ci invita a camminare tutti insieme in questa fase, anche con giornalisti e comunicatori che hanno una missione straordinaria di raccontare la realtà. Giornalisti e comunicatori che sono comunque alle prese con una trasformazione indotta dalle nuove tecnologie, i nuovi paradigmi tecnologici. Spesso c'è anche un po' di timore tra i cronisti rispetto al nuovo. Certo, abbiamo visto sia nella pandemia che durante la guerra che si può raccontare e fare un reportage anche con il cellulare o si può raccontare via social con una immediatezza che gli altri strumenti magari in passato non garantivano. Allora bisogna accogliere, credo, con una partecipazione, penso anche intelligente, e con una collaborazione, facendo rete, ma accogliendo questi strumenti che ci offrono delle potenzialità che 10 anni fa, 20 anni fa era impossibile forse anche solo immaginare. Oggi, domenica 29 maggio, Ascensione del Signore. In parrocchiale, alle 18:30, Santa Messa pro Populo. Lunedì 30 maggio, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Giacomino, Lucia, Lorenzo, Mario e Giusi. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Giuseppe e Tribuni Maria. Martedì 31 maggio Visitazione della Beata Vergine Maria. In oratorio alle 8 Santa Messa per il defunto Capuzzi Guido. Presso il Parco del Raccoglimento alle 20:30 Santa Messa con precessione della statua della Beata Vergine Maria nel cortile della Casa di Riposo e Santa Messa per i defunti Cherubini Lucia e Tullio, Biazzi Bruno, Nicola, Teresa, Orsolina e Nicole. In oratorio alle 21, incontro di formazione. Mercoledì 1 giugno, San Giustino Martire. In oratorio alle 8, Santa Messa pro Populo. L'inizio del mese,
è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Giovedì 2 giugno, in oratorio, alle 18:30, Santa Messa secondo una intenzione personale. Venerdì 3 giugno, San Carlo Luanga e compagni martiri. In oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Doninelli Mario. Alle 15, adorazione eucaristica. E al cimitero, alle 20, Santa Messa per i defunti Turrini Lina e fratelli e Massari Piera. In oratorio ci sarà l'adorazione notturna, dalle 21 alle 7 del sabato. Sabato 4 giugno, in parrocchiale, alle 15, matrimonio di Girardini Mirko e Ferrari Anna Rita. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Nadia Manfredi, Cavagnoli Antonio e Olini Angela. A San Girolamo alle 21, veglia, con battesimo di Almici Aurora. Nella chiesetta dell'oratorio ci saranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 5 giugno, Pentecoste. In parrocchiale alle 8, Santa Messa Vivi e Defunti, Compagnia Sacro Triduo. Alle 10, Santa Messa per i defunti Rodella Angelo e famiglia. Ci sarà il battesimo di Alghisi Martina, Melzani Lucas, Tironi Sofia, Franzoni Carolina, Bacchiocchi Brando e Gorini Giorgia. In oratorio alle 15, ora di guardia. In parrocchiale alle 16, battesimo di Rizzi Carlo. Alle 17, battesimo di Lucini Ginevra. E alle 18:30, Santa Messa pro populo. Domenica 29 maggio ci sarà l'incontro di fraternità del quarto anno dell'iniziazione cristiana alle 16:30 e alle 15 ci sarà l'incontro dell'iniziazione cristiana del primo anno in oratorio. Per il mese mariano, lunedì 30 maggio alle 20:30, Santo Rosario presso la Santella di Santa Madre Teresa di Calcutta. Martedì 31 alle 20:30, Santa Messa presso il Parco del Raccoglimento e processione per riportare la statua della Beata Vergine Maria nel cortile della casa di riposo. Da giugno a settembre le sante messe feriali avranno il seguente orario: il lunedì, martedì e mercoledì alle 8, il giovedì alle 18:30, il venerdì alle 8 e al cimitero alle 20. Mercoledì 1 giugno ci sarà la scuola di preghiera per i giovani dai 17 anni e per gli adulti, con partenza dall'oratorio alle 19:30. La festa dell'oratorio 2022 si terrà dal lunedì 6 a domenica 12 giugno. Per i dettagli vedete le locandine. Il Grest 2022 sarà da lunedì 27 giugno a venerdì 22 luglio. Per informazioni e preiscrizione visitate il sito www.parrocchiagottolengo.com. Per completare l'iscrizione è necessario passare in oratorio per la firma dei documenti e il pagamento dal 30 maggio al 10 giugno, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20:30 alle 21:30 nel cortile dell'oratorio. Il campo estivo 2022 si terrà dal 30 luglio al 6 agosto per adolescenti della prima superiore e per i giovani. Le iscrizioni sono da fare entro il 20 giugno, inviando un messaggio al numero 3333 8319 460. La scuola dell'infanzia Caprettini propone Restate ancora con noi dal 4 luglio al 5 agosto per i bambini dai 3 ai 6 anni. Campo estivo del 2022 si terrà a Lizzola di Valbondione, in provincia di Bergamo, dal 30 luglio al 6 agosto. La quota di partecipazione è di 230 euro e comprende il trasporto. Il campo estivo sarà per adolescenti della prima superiore e per i giovani. Per iscriversi, inviare un messaggio al 333 8319 460 entro il 20 giugno.
Vediamo ora il programma della Festa dell'Oratore 2022. Lunedì 6 ci sarà il torneo Memorial Andrea Redana. Martedì 7 alle 20:30 lo spettacolo Il Vangelo secondo me di Alessandro Calabrese. Mercoledì 8 alle 20:30 Santa Messa e alle 21:15 presentazione del tema del Grest, Patti Cuore, con giochi a stand. Giovedì 9 alle 20 tornei di calcio e pallavolo per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Venerdì 10 dalle ore 19 serata musicale con band locali. Sabato 11 alle 6:30 andar per campi, passeggiata con colazione in oratorio al rientro. Alle 20:45 spettacolo Le contrade raccontano. Domenica 12 dalle ore 11 gonfiabili in oratorio. Pranzo con spiedo da sporto o in loco. Alle 20:45 spettacolo per i bambini con Sorella Fantasia. Per la sezione food segnaliamo che ci sarà pane e salamina e patatine tutti i giorni, con stand gastronomici il venerdì, il sabato e la domenica. E ci sarà anche la pesca di beneficenza. L'oratorio di Gottolengo propone per la festa dell'oratorio lo spiedo bresciano. Il giorno 12 giugno di domenica, con possibilità di asporto dalle ore 11:30 oppure di consumare in oratorio dalle 12 in quarto. Una porzione costa 14 euro e comprende spiedo, polenta e patatine. Sera 24 maggio 2022, Consiglio Comunale. Diamo come ordine del giorno lettura e approvazione verbale sedute precedenti del 29 aprile, comunicazione concernente condanna all'aggressione russa e sostegno alla pace, approvazione al nuovo regolamento edilizio, articolo 29, legge 12, variazione al bilancio di previsione finanziaria 22-24, approvazione delle modifiche al programma triennale sui fondi riguardanti il PNRR, e concludiamo con la comunicazione al Consiglio in merito alla assegnazione di fondi da lui statali e regionali per varie opere pubbliche sul territorio di Gottolengo. Iniziamo mettendo in votazione, anzi con l'appello ovviamente. Buonasera, Massa, presente. Peretti, Presente. Lancelli, Assenso giustificato, arriva terminato l'ordine. Stormani, Presente. Pizzani, Presente. Ghidelli, Presente. Bodini, Presente. Alberini, Assenso giustificato. Di Blasio, Presente. Gazza, Presente. Zanon, Presente. Bravo, Presente. Capelli. Presente. Grazie, segretario. Andiamo in votazione con il primo punto, che è la seduta dei verbali del 29 aprile, deliberazione dalla 10 alle 14. Vi voto a favore? Grazie. E il primo punto recita la comunicazione concernente l'aggressione. Nello scorso Consiglio Comunale ci siamo riposti l'impegno di attraverso una deliberazione che vertesse appunto su questo stato particolarmente complesso e gravoso che sta toccando la sensibilità di tutto il mondo, che è appunto la guerra in Ucraina. Abbiamo avuto modo anche durante la manifestazione, la celebrazione del 25 aprile, di ricordare, di ripercorrere quali sono i contesti, le motivazioni di questa guerra, di questa aggressione, che nonostante esuli, come ovvio che sia, dalla portata e dall'interesse specifico del Consiglio Comunale, sta condizionando tutta una serie di dinamiche internazionali che ricalcano questo avvenimento come di assoluta rilevanza internazionale e che preoccupa tutti i nostri cittadini. Nel penultimo Consiglio Comunale, il consigliere Minoranza Elio Bravo propose di definire insieme una nota, appunto, di un deliberato che andasse a
far prendere posizione al codesto consiglio circa la vicinanza al popolo ucraino e al perorare nei limiti di quello che può essere il nostro coinvolgimento e pathos di natura ideale, una pronta risoluzione pacifica. Quindi il consiglio comunale di questa sera, ripeto, andando in discontinuità con quella che è una prassi che ci ha visto non affrontare, e viva Dio io dico, le questioni sovraterritoriali, ha colto con piacere questa istanza, stante la portata e la gravosità dell'iniziativa che stiamo vivendo e subendo con delle riflessi particolari. E, essendo il patrocinatore, chiedo al signor consigliere Bravo se vuole... da aggiungere rispetto a quanto già detto nel precedente consiglio, premeva giusto appunto di ricaricare in modo istituzionale questa solidarietà nei confronti del popolo ucraino e auspicando ovviamente un percorso di pace il più rapido possibile. E abbiamo utilizzato, lo dico anticipo, il testo che è quello che riferirei probabilmente nel consiglio, già redatto dalla regione Lombardia e votato in unanimità nel consiglio. Con una sintesi che di fatto il nostro deliberato reciterà di far sentire appunto la propria solidarietà nei confronti dei cittadini ucraini, della condanna, come recita la Costituzione, alla guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, come recita la Costituzione, e di un sollecito per quanto possibile alla comunità internazionale per una risoluzione rapida della controversia. Quindi ringrazio per la sensibilità e metto in votazione la delibera inerente la tematica ucraina. Voto a favore? Grazie a tutti e per la partecipazione. Il punto seguente recita: esame, osservazioni e controdeduzioni depositate per la variante puntuale al piano governo del territorio. Come sapete, abbiamo in corso questo iter di approvazione e di conseguente stasera definizione di tutto quello che è l'iter amministrativo riguardante la variante al piano del governo del territorio. Ringrazio anche in tale occasione l'ufficio tecnico composto da il geometra Mazzoletti e dall'ingegnere Simone Bulgari e il nostro estensore, nonché colui che ha curato la variante ad hoc, che è l'ingegnere Cesare Bertocchi. Ne approfitterei della sua qualificata presenza per aiutarci a declinare sinteticamente quelli che sono i punti all'oggetto dell'ordine del giorno, per poi darne una votazione ad hoc. Così ne do facoltà anche al geometra Mazzoletti di volere poter intervenire quando lo reputa opportuno. Prego, ingegnere, andiamo con l'esame delle osservazioni, con una sintesi, poiché sono state già ampiamente valutate e analizzate anche dalla provincia. Sì, buonasera a tutti. Come detto dal sindaco, siamo nella fase di approvazione che consta in questo caso nel dare il vostro parere sulle osservazioni pervenute. Sono pervenute 4 osservazioni e poi sul recepire le prescrizioni della provincia, che in realtà hanno un parere decisamente sintetico e molto chiaro, dove chiede che vengano recepite 2 indicazioni. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, sono pervenute le seguenti osservazioni. L'osservazione di Salis Alessandro, che nella sostanza chiede la possibilità di un incremento volumetrico di 170 metri cubi in un ambito comunque già residenziale. L'osservazione di Bonari Carlo, il quale chiede in questo caso un'anticipazione dei temi sulla riduzione del consumo di suolo, ovvero la riduzione, quindi il ricondurre l'agricolo, una previsione oggi urbanistica che gli consente la trasformazione del suolo a fini residenziali. Rodella Giacomino, che fa un'osservazione in merito al tema delle recinzioni. In questo caso la scelta è quella di stralciare l'articolo dal piano delle regole, perché il regolamento edilizio che avete adottato, che portate in approvazione, già contiene un articolato che va a disciplinare le recinzioni. Quindi, per evitare la ridondanza,
si farà riferimento direttamente a quell'articolo, quindi l'accoglimento, qualora lo riteniate plausibile, è un accoglimento parziale solo per il fatto che l'altezza del muretto fuori terra è richiesta di una misura di un'utilizzazione leggermente più bassa, meno invasiva. Non ritenendo opportuno modificare il regolamento edilizio sul tema, l'accoglimento è parziale. Da ultimo, un'osservazione fatta dal vostro responsabile dell'ufficio tecnico, Gianmaria Roberto Mazzoletti, il quale ci pone due temi, uno di, anzi entrambi di grande attualità in realtà. Il primo è il recepimento di quelli che sono le fasce di verifica per potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, che discendono dal fatto di avere un perimetro che, di 15 km che parte dall'aeroporto di Montichiari. ENAC peraltro ha fatto più incontri, videoconferenze. Noi integreremo il PGP con una norma che porta questo, al rispetto di questo vincolo, specificando altresì che qualora questo vincolo dovesse essere modificato, essendo un vincolo di natura sovraordinata perché sottende la sicurezza del volo, nel caso in cui dovessero cambiare queste norme, non avete necessità di produrre una variante urbanistica, ma con una semplice rettifica citato con l'articolo 13,14 bis della 12, potrete, ovviamente ne ha facoltà il solo consiglio, rettificare eventuali indicazioni nel merito. Però il rettificare cosa vuol dire? Rettificare il PGP laddove risulta difforme rispetto a nuove norme che dovessero emergere. Da ultimo il parere della provincia, che come vi accennavo in fase di adozione è strutturato generalmente in una serie di raccomandazioni e prescrizioni. Diciamo che in questo caso la provincia ci ha dato due prescrizioni. Una è quella relativa alla individuazione delle aree agricole strategiche anche nel piano delle regole. Voi sapete che il vostro PGD è composto da tre documenti: piano dei servizi, dove avete i servizi, quindi le scuole piuttosto che il municipio, i servizi in programmazione, il piano delle regole che gestisce il territorio consolidato e il documento di piano. Ci chiedono di inserirlo nel piano delle regole. È anche vero che graficamente questa previsione, in un modo probabilmente ritenuto dalla provincia non efficacissimo, ma l'avete già, noi andremo a renderlo più esplicito. E poi da ultimo avete il tema della rete ecologica. Ci chiedono, laddove le vostre variazioni, le variazioni insediative, che ripeto sono state variazioni insediative limitatissime le vostre, perché questa è una variante locale, di ottemperare quanto già espresso in sede di verifiche di assoggettabilità in relazione all'integrazione delle schede delle azioni di piano nella normativa di piano, con la necessità di prevedere adeguate mitigazioni e compensazioni ecologiche su ogni porzione di territorio sensibile. E qui indicano la rete ecologica regionale e provinciale interessata dalla vivificazione locale. In soldoni cosa vuol dire? Che laddove c'è un intervento che secondo questi atti di pianificazione risulta particolarmente sensibile, non solo deve essere mitigato, ma deve anche avere misure compensative. Quindi in questo caso cosa vuol dire? Che loro, ad esempio, se trasformano un suolo agricolo nello stato di fatto, hanno una contribuzione che prevede due maggiorazioni: una maggiorazione appunto per la rete ecologica e una maggiorazione perché utilizzano aree agricole nello stato di fatto. A quel punto si possono utilizzare queste somme per creare compensazioni. Quindi adesso il meccanismo è, se mi è concesso, la votazione delle osservazioni dei privati e poi il recepimento delle prescrizioni provinciali. Poi non so se il Giovanni Mazzoletti vuole aggiungere. Sì, posso dire, rispetto alla mia osservazione c'è una doppia osservazione. Sì, chiedo scusa. Esatto. UENAC e l'altra su... sul riconoscimento di tre edifici immobili non più adibiti ad uso agricolo. Grazie Roberto. La norma regionale, c'è una norma regionale che consente al Consiglio Comunale di accogliere le istanze che recuperano edifici dismessi non più adibiti all'attività agricola. Il Gianmaria Mazzoletti ci ha segnalato tre edifici che non sono più adibiti all'attività agricola e quindi invece di portarvi in consiglio le istanze per andare con un permesso di costruire in deroga, le mettete già nel lato di pianificazione. Sì. Chiedo scusa, grazie Roberto. Grazie mille. Grazie ingegnere. Chiedo se ci sono degli interventi, viceversa passerei alla votazione per singolo punto. Sì. Mi puoi aiutare gentilmente ingegnere ponendo l'oggetto perché non l'ho sotto mano? Il primo è? La prima osservazione è quella presentata da Salis Alessandro. Questa osservazione la riepilogo così avete... No, basta il titolo. Sì.
titolo? Chiede 170 metri cubi in più in zona residenziale e noi proponiamo di accoglierla. Okay. Chi vota per l'accoglimento vota a favore. Grazie. Ingegnere, grazie innanzitutto come segretario. Per onore. Poi le metto la faccia. È pagato. È pagato non per tutti ma per versione zippata. Prego. Trappanellino, il quale vi chiede la possibilità di stralciare delle aree che oggi sono identificate come edificabili e ricondurle a suolo agricolo. Abbiamo proposto di accogliere l'osservazione. Chi vota per l'accoglimento delle istanze del privato? A favore? Grazie. Ci aiuta a ridurre il consumo di suolo. Terzo punto. Rodella Giacomino, questa è implicitamente parzialmente accolta per quello che vi dicevo prima, perché con l'accoglimento parziale di questa osservazione stralciate la norma dal piano di governo del territorio e fate riferimento al piano delle regole dove il muretto non ha l'altezza richiesta dal geometra ma insomma ci si avvicina. Quindi ecco perché è un accoglimento parziale. Chi vota per l'accoglimento parziale a distanza? Grazie. Con le condizioni poste nel testo. Ok. Da ultima, signor Sindaco, abbiamo quella di Mazzoletti Roberto, ufficio tecnico comunale, dove vi dicevo, per accogliere le indicazioni di ENA introduciamo un articolo all'interno delle norme del PGT e questo articolo, adesso vi do, è l'articolo 43.8. E poi andiamo anche a cartografare e a indicare questi tre edifici, Carrara Rita, Piazzi Claudio e Ferrari Guido, che diventeranno edifici extra agricoli in aree agricole e dalla loro la possibilità di recuperarli. Sì. Chi vota a favore dell'accoglimento? Grazie. Da ultimo invece, su questo è un accoglimento delle indicazioni che la provincia vi fornisce, perché più che indicazioni sono prescrizioni, ovvero di censire all'interno del piano delle regole il tema delle aree agricole strategiche e poi di, come vi leggevo prima, introdurre nelle norme laddove gli interventi risultino particolarmente invasivi, non solo prevedere misure di mitigazione ma anche di compensazione, ovviamente in ossequio agli strumenti di programmazione sulla rete ecologica. Ve l'ho sintetizzata. La rete ecologica è quella che vi consente di creare quel giusto rapporto tra tutta la vostra zona agricola e quello che avviene nell'edificato in termini ecologici e naturalistici. Grazie. Assolutamente, sì, prego. Questo che le ha detto si può riferire anche eventualmente al progetto del biometano, quindi quella struttura ecologica di mitigazione che viene richiesta per la costruzione? Allora, generalmente quando vengono proposte queste strutture gli aspetti sono due. Una, generalmente non viene utilizzata la parte compensativa ma in generale, poi va visto caso per caso, perché lei in quel caso sta spingendo sul fatto di fonti energetiche rinnovabili, quindi dichiarate di pubblica utilità. Sì. Il fatto invece della mitigazione, quello sì, potrebbe essere chiesto di fare dei piombetti piuttosto che una parte alberata, perché magari la cupola del biogas è molto percepibile. Ok. Sì, grazie. Prego, mettiamo in votazione. C'è l'ultimo punto? Testo. No, poi questo basta. Approvazione definitiva. Ecco, poi facciamo quella definitiva. No, adesso ascoltate questo della provincia. Provincia. Prego. Dovete ora passare al parere di compatibilità della provincia con l'indirizzo che vi ho proposto. Sì, sì, lo accettiamo. Quindi votiamo ora per l'accoglimento delle osservazioni che la provincia di Brescia ha espresso relativamente alla nostra variante. Chi vota a favore? Grazie. Il sindaco è chiaramente venuto l'approvazione. Perché che cosa succede? La procedura è una procedura complessa. In questo momento il Consiglio Comunale, accogliendo le varie osservazioni, ha cambiato la proposta che aveva adottato e quindi alla fine dice questo sarà il nuovo PGT che risulta da tutte le osservazioni che ho accolto parzialmente o totalmente. Ecco perché c'è un'ultima votazione finale. Il tombale, esatto, in votazione, la variante, tutte le sue sfaccettature, abbiamo il territorio del 2022. Chi vota a favore? Unanimità. Grazie. C'è ancora una votazione. Immediatamente seguibilità. Segretario, se insiste, mette in votazione anche l'immediata seguibilità. Grazie. Grazie. Grazie a lei.
Colgo l'occasione anche per ringraziare l'assessore Ferretti che in qualità di assessore dei lavori pubblici all'urbanistica e al territorio ha supportato il coordinamento dell'attività, quindi un grazie anche a lui e creo ora il collegamento per il punto successivo che è l'approvazione del nuovo regolamento edilizio che di fatto è stato concepito e sviluppato in questa nel seno alla variante. Quindi se l'ingegnere è così gentile a voler introdurre o il Giovanni Tavazzoletti, ne hanno facoltà e li ringrazio. In realtà sarò sintetico, rispetto a quello che ci siamo detti in fase di adozione non ho nulla da aggiungere, non sono pervenute osservazioni, mi dice l'ufficio tecnico, e di fatto, come dice il sindaco, questo regolamento edilizio vigerà in coppia con il vostro piano di governo del territorio, saranno due strumenti da utilizzare contemporaneamente. E quindi francamente devo dire che lo tolgo da questo punto di vista lungimirante perché porta i due strumenti assieme e vi dico anche che questo regolamento appunto semplificherà soprattutto la possibilità di intervento in centro storico. Bravissimo anche per la sintesi. Quindi di nuovo non è retorica, ma è retorica, ma grazie all'ufficio tecnico per questo lavoro. Ho visto tempi contingentati e anche, mi permetto di dire, la provincia perché la persona, il professionista del dottor Davini è stato sensibilizzato rispetto a quelle che erano le tempistiche anche del nostro fare, quindi siamo riusciti a dare questi strumenti ai professionisti nei tempi comuni, quindi grazie a tutti voi che avete collaborato. Metto in votazione l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, per favore. Votiamo anche per l'immediata disponibilità. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, allora, grazie. Mettiamo ora in discussione insieme al Consiglio e voteremo la variazione al bilancio e previsione. Sapete che durante l'anno andiamo sovente a proporre variazioni per quella che è una dinamica di novità piuttosto che di contributi piuttosto che di maggiori oneri a cui siamo sottoposti e in particolar modo la variazione che andiamo a affrontare questa sera che è stata anticipata ed è stata oggetto di valutazione perché approvata dalla Giunta recepisce tutto quanto riguarda il PNRR e tutti i benefici sottesi e gli oneri riguardanti la contribuzione locale e degli aumenti di spesa che sono stati quantificati in circa 30.000 euro rispetto a quelli che sono i maggiori oneri dal punto di vista della contribuzione nei servizi sociali di cui necessitiamo. Abbiamo dal punto di vista della cultura inserito, lo cito a titolo esemplificativo, 9.000 euro per l'acquisto di libri perché siamo stati beneficiari del contributo ministeriale. È stata ridotta per esempio la spesa per la scuola mensa 10.000 euro perché sono venuti meno alcune necessità riguardanti il fabbisogno, così come abbiamo aumentato, uso ovviamente degli esempi a titolo esemplificativo appunto per dar conto di una variazione molto, molto numerosa, complessa, ampia, che tocca anche 1.850 euro di manutenzione per le videosorveglianza, piuttosto che valori sul consumabili, piuttosto che recepisce quanto votammo nella seduta precedente riguardante la TARI, quindi il recepimento degli adeguamenti ISTAT e di tutto quanto abbiamo già discusso anche nella seduta precedente, che con la variazione attuale viene recepita anche a livello bilancistico nei suoi fondamentali. Ritorno al primo punto per dar conto che quando cito PNRR abbiamo inserito quelli che sono i capitoli di spesa riguardanti tutto l'ammontare di quelle opere a livello viabilistico cui sono state assegnate e su 2.450.000 euro 70.000 euro solamente sono a carico del municipio, così come il 100% per quanto riguarda gli interventi sulla casa di edilizia popolare sono stati recepiti al 100% e applichiamo l'avanzo di mia amministrazione di 62.000 euro per finanziare il fondo dei trasferimenti appunto che ho anticipato. Quindi una variazione che significa che abbiamo spostato il bilancio per
tarare quello che fa bisogno, le riduzioni di spesa, ma soprattutto gli incrementi dovuti alle macro voci che ho sintetizzato. Ci sono interventi relativamente alla variazione di bilancio? No, niente in particolare, ho visto stamattina la cagioniera, mi ha dato conto, è un'attività anzi dell'amministrazione, è un sostanzialmente un aggiustamento contabile di tutta una serie di voci. Esattamente. Metto in votazione chi vota per la variazione a bilancio, chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Immediata esecutività, chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Il punto successivo è l'approvazione delle modifiche sul programma triennale a seguito delle istanze di finanziamento appunto sui fondi del PNRR. Conseguentemente all'accettazione della giunta e del recepimento di cui ne abbiamo dato conto anche attraverso la variante, andiamo a modificare quello che è il programma triennale dei lavori pubblici e delle opere pubbliche, senza la quale l'ente non può appaltare e non può attivare tutti quelli che sono i meccanismi per definire la progettazione definitiva, esecutiva o meglio, e tutto quello che è la cantierizzazione di scorrere. Essendoci dei tempi particolarmente serrati, dobbiamo procedere anche in tal senso per andare a recepire questa variazione. Anche qui, non per particolari doti spiccate di sintesi, ma perché ne abbiamo discusso già in tante sedi, di tutto quanto il Comune di Bottolengo ha potuto beneficiare, e ne parleremo anche nella comunicazione finale come elemento obbligatorio rispetto a quelli che sono i darne conto alla collettività di quelli che sono i benefici che la contribuzione pubblica sovraterritoriale ci permette di poter avere queste dotazioni, andiamo a recepirlo nel programma triennale affinché l'ufficio tecnico possa operare nel migliore modo. Metto in votazione? Bene. Chi vota a favore? Chi si astiene? Immediata esecutività anche per esso? Astenuti? Ottimo, grazie. L'ultimo punto di questa sera, questo mi permetto di dire particolarmente sintetico e conseguente a quelli che sono gli obblighi di trasparenza e di pubblicità che il Next Generation EU dà, ma anche a Regione Lombardia rispetto a determinate contribuzioni di cui beneficiamo. E quindi diamo conto di quella che è una carrellata dei contributi che il Comune di Bottolengo ha beneficiato, anche se anche qui ripeto, la sintesi è data dal fatto che ne abbiamo trattato parzialmente, anche qui in modo succinto, sintetico, in fase di approvazione e modifica del documento unico di progettazione e di programmazione. Quindi andiamo sul 2019 con gli interventi sulla scuola dell'infanzia, l'uscita in sicurezza del palazzetto dello sport, Regione Lombardia 220.000 euro sulla strada provinciale adottata, e andiamo anche a citare quello che è stato gli interventi per la fruibilità della rete con il wifi con 15.000 euro. Così come anche l'adeguamento cospicuo sismico dell'istituto scolastico con 244.000 euro. L'anno 2020 ha visto dei fondi di 316.000 euro, chiamati fondi Covid, che abbiamo impegnato nella sicurezza delle scuole e negli uffici comunali, ed è in corso anche una serie di interventi ancora, così come 350.000 euro per gli interventi su strade e impianti sportivi. Sempre 2020 tetto palazzetto sport, cimitero e illuminazione pubblica del Valdone di Via Grammatica, l'adeguamento coi giochi inclusivi del Palazzo Carleschi, l'antincendio delle scuole. 2021 invece l'intervento del municipio grazie alla Regione Lombardia con gli antoni, gli infissi e tutto quello che è stato anche l'intervento di natura statale che riguarda e riguarderà, 50.000 euro per la sicurezza delle strade. Molte di queste opere sono in corso di esecuzione e o di appalto. 22.700.000 euro circa per tutto il tema riguardante
il progetto Fenice, ma soprattutto di quella riqualificazione dell'edilizia scolastica inerente il patrimonio di natura delle ERP. Abbiamo 34.000 euro per nuove determinazioni per l'aggiornamento del programma di interventi per riprese, quindi l'ambulatorio vaccinare e i prelievi di cui possiamo beneficiare. 40.000 euro da regione dell'ED del municipio, sempre dalla regione 100.000 euro dell'efficientamento del municipio. Abbiamo 810.000 euro per via Solano, 490.000 euro da poter spendere per via Falduino, 240.000 euro per ponte di via Cammi, 270.000 euro per la sismica dell'asilo e del plesso di riferimento, ben 640.000 euro per il tetto del palazzetto, di cui posso ricordare di beneficiarne, e nel 2022 strade, municipio, restauro facciate e ultimeremo, dandone conto, di 475.000 euro di cui abbiamo beneficiato per il parco drenante di Regione Lombardia. Esatto, è qui e drenerà con delle senza rumore speciali. Quindi questa è una comunicazione che non è soggetta a votazione. Io non aggiungo altro se non soddisfazione di poter restituire ai concittadini questo patrimonio che sarà a disposizione di chi il 12 di giugno si affermerà nelle elezioni comunali. Pertanto nella mia comunicazione colgo l'occasione per ringraziare il presente Consiglio Comunale in tutte le sue componenti, maggioranza e minoranza. Non lo dico con nessuna velleità, se non con un sereno e convinto trasporto emotivo. Sono stati anni in cui tutto il Consiglio Comunale ha lavorato con grande enfasi, con grande rispetto. Le pochissime volte in cui si sono celate delle criticità, non di natura politica, perché sono assolutamente legittime e doverose, sono state composte con grande senso di rispetto delle istituzioni, delle persone e dei consiglieri presenti. Ovviamente, come ho fatto e farò ringraziando tutti i dipendenti, il consigliere Di Blasio, Luigina Rodini, Federico Ghidelli, Andrea Gizzani, Sara Alberini, Daniele D'Ancelli, il caro vice sindaco Giuseppe Sormani, l'altro veterano Andrea Ferretti, caro assessore. Abbiamo concluso un iter particolarmente emozionante, tanta acqua è passata in questi anni sotto i ponti e quindi l'auspicio è che Buttolengo continui in un'attività positiva e con dei riflessi importanti su cui tutti possiamo beneficiare. Colgo l'occasione sempre del prezioso supporto di Teleradio Buttolengo per ringraziare in modo particolare tutti i cittadini in modo significativo per quel che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Spiace il contesto attuale che c'è e l'abbia ricordato con le gravose situazioni legate alla guerra in Ucraina. La pandemia sicuramente ha lasciato un segno importante sul quale stiamo e dobbiamo ancora reagire a fondo. Da qui il mio augurio più grande di guardare avanti insieme. Sono sicuro che questo Consiglio saprà esprimere le migliori risorse anche per il futuro e io non mi resta che ringraziarvi di tutto cuore e non mi dilungo più di tanto perché c'è stato questo rapporto costante di comunicazione e guarderemo insieme comunque al futuro. Quindi grazie a tutti voi e vi voglio tutto bene. Prego, scusate consigliere. Innanzitutto anch'io ringrazio tutti i consiglieri, anche tutti i peraltro, la maggioranza di minoranza, dovuta a tutte le persone che impegnano il proprio tempo a favore della comunità. Poi ho una piccola cosa, mi piacerebbe non farvi notare, mi piacerebbe non accadesse più. Sul manifesto che dell'ultimo evento che sia stato domenica scorsa qui in piazza, ho
dei motori, Alexia Brahms Knight. Sul manifesto c'era lo stemma del comune e mi è dispiaciuto di vedere, perché sempre sullo stesso manifesto, sul piede, si vede come ancora sono trattate le donne, questa attrazione musicale con ragazze in magia per l'intera giornata. Possibile che si possa evitare la prossima volta una cosa simile? Cioè, il patrocinio del comune su un documento del genere io non ce lo vorrei, non ce lo vorrei. Può essere un refuso? No. Però, ecco, signori, si deve evitare queste cose. Ci prenderemo l'impegno di evitare di... Non puoi prendere per l'impegno? No, siamo fuori dal consiglio ormai per una serie. Però un'attenzione importante, culturale. Siamo volati alto e stavamo concludendo rispetto a delle grandi tematiche. Prendo atto che il consiglio Bravo gli piace entrare in alcune questioni legate al dettaglio, quindi qua stavamo parlando di decenni, stiamo parlando di visioni, stiamo parlando di programmazioni. Ecco, è concluso il consiglio. Come sempre siamo stati liberi e flessibili nell'accettare le reciproche disponibilità, è una sensibilità che ha espresso nella facoltà, così come chi potrà segnare nel prossimo futuro i patrocini saprà determinare quella che è la migliore ipotesi. Comunque porta bene, perché io ricordo, ha saltato tempo, però che la consigliera Zanon, con la quale c'è un bellissimo rapporto, mi attaccò in qualità di giovane consigliere delegato alle politiche giovanili per un volantino in cui mostrammo un boccale della birra. Concludiamo con un volantino altrettanto non coerente, ha sempre portato bene, quindi va bene e sapremo guardare oltre anche sui volantini. Ha detto questo, il volantino lo reputo carta straccia, perché lo era, non era neanche tanto bello. Noi per non far pagare i contributi a chi si dà da fare per fare delle iniziative, diamo le autorizzazioni, ma guardiamo avanti. Gottolengo è un paese che saprà valorizzare al meglio le donne, gli uomini e tutti coloro che vogliono impegnarsi per questo. Guardiamo avanti. Grazie comunque, speravo una considerazione un po' più marcata. Però viva le donne, viva tutto e insomma guarderemo avanti sicuramente. Saranno più attenti a questa cosa. Va bene? Grazie, buona continuazione.